dà il benvenuto a Pitignano, provincia di Pisa, Dario Brunori della Brunori SAS. Bentrovati Radio Eco. Senti, ti faccio una domanda, tra l'altro balorda, è la prima che sparo. D'altronde se viene da te non poteva essere altrimenti. Lei, lui, Firenze. Sì. Ma non poteva essere ambientata a Pisa? Beh, guarda, questa è una domanda effettivamente balorda, perché in realtà Firenze per me incarna un po', non per una questione di città di per sé, ma per un mio ricordo personale, incarna la città romantica. Probabilmente se il comune di Pisa mi paga e mi dà dei finanziamenti, potrei anche scrivere una canzone, Lei, lui, Pisa. Vorrei inaugurare così una serie di canzoni a pago, diciamo, per a seconda, esatto, ma senza limiti regionali, diciamo, ok? Potrebbe esserci anche lui Gioia Tauro. Esatto, lei lui Gioia Tauro, magari non sarebbe male come location. Per la promozione del posto. Esatto. Senti, ti faccio una domanda su questo album qui, insomma, prima dell'uscita c'erano molte aspettative. Invece adesso, dopo l'uscita di questo album, quali sono le tue aspettative su questo lavoro, cioè a livello di recensione? Ma guarda, devo dire la verità che è molto difficile rispondere a domande sulle aspettative, perché non dipendono, cioè dipendono molto dal periodo, nel senso che quando ci lavori e sei dentro hai una percezione, hai un timore, poi quando esce e man mano che il tempo passa ti emancipi da questo discorso delle aspettative. Questa è una cosa fantastica, nel senso che probabilmente in questo caso sta andando bene, quindi parlo in maniera, cioè è facile parlarne dopo, però in generale non è che ti fai grandi aspettative, prendi un po' le cose come vengono, e in questo caso sta andando bene, per cui la cosa importante è che riusciamo a suonare tanto e che ci sia comunque una risposta da parte del pubblico, che già aveva seguito in qualche modo i lavori della Brunori SAS, molto positiva. Questo mi fa piacere, perché vuol dire che comunque per quello che per me comunque era un lavoro che segnava qualche svolta, almeno dal punto di vista compositivo, sta avendo un buon riscontro. E questo appunto volume secondo, poveri, tanto sotto abbiamo un riffone che chiama la danza, sì. Ma appunto, dicevamo, questo volume secondo, Poveri Cristi, ha un'attitudine più corale rispetto all'episodio precedente, all'album precedente. Sì. È stato fatto forse anche di aver visto posti diversi, persone diverse, che ti ha spinto ad allargare più lo sguardo a storie di, insomma, di più persone, o è invece il momento storico di per sé fatto di eroi loro malgrado, eroi ma tragici? Guarda, è difficile rispondere, perché molte delle cose che si fanno non si fanno con tanta testa. Io lo dicevo prima a mo' di battuta sul palco, cioè spesso, anche se mi rendo conto che è naturale la curiosità di capire come possano nascere certe cose, spesso molto viene da sé. Sicuramente, se devo fare un'analisi ex post di quello che è successo, il fatto di aver suonato tanto in giro mi ha dato l'opportunità di vedere o di catturare, anche a volte inconsapevolmente, delle storie che mi capitavano attorno. E quindi in questo disco è entrato tutto quello che può essere stato il frutto di un lungo tour di 2 anni. La musicalità, perché comunque c'è una band, il dinamismo che comunque nell'album per me c'è, perché è sicuramente un album che si muove su, quantomeno su picchi molto dinamicamente, molto larghi, molto ampi, e anche il fatto di aver visto tanti posti diversi. Sicuramente ci sono entrati, quanto, come, perché, non lo so, perché non è così meditata la cosa. Senti, un'altra domanda, ma Dario Brunori è un imprenditore? Magari mancato, invece è un imprenditore. Certo, l'imprenditore mancato mi ha sempre dato fastidio, non l'ho messa io questa voce, non so perché è uscito, ma io sono un imprenditore a tutti gli effetti. Quindi ancora in attività. Attività
devo dire, ovviamente devo mantenere un riservo, perché comunque il consiglio di amministrazione mi ha detto, hai promesso un po' di posti di lavoro. Prometto sempre, promettere sempre, mantenere mai, questo è il proverbio, è il motto dei veri imprenditori. Prometti sempre e non mantenere mai, e funziona anche a livello elettorale, tra l'altro. Bene, ti auguro un buon lavoro per la promozione di questo album. Insomma, questa impresa sicuramente avrà buoni frutti. E tu sei un uomo di buon gusto, ti ringrazio. Grazie mille. Grazie a Radio Eco, ciao ragazzi.